Sai come va? Volevo farvi vedere una cosa. Cioè, questo è mini wrap up perché ho letto di Louis Lowry, scritto c'è qua, Anastasia Krupnik. Allora, l'ho preso in biblioteca come potete vedere. Biblioteca di Lecco l'ho presa. Perché ho iniziato a lavorare in un posto di Lecco, ovviamente non vi dirò. E quindi prendo il pullman, no? Lunedì, martedì faccio il pomeriggio, invece mercoledì, giovedì e venerdì. Questo è il secondo giorno quando sto registrando. Voi vedrete questo quando sarò lì, che ne so, forse da 2 o 3 settimane. Comunque, no, perché l'ho letto e lo so che io posso tenere questo libro fino al 18 aprile, anche se è stampato un po' male. Solamente che, essendo che l'ho già letto in 2 giorni, questo libro è stato preso l'ultima volta, doveva essere restituito il 21 gennaio 2017, cioè vuol dire che l'hanno preso il 21 dicembre 2016, quindi vuol dire che è da più di un anno che questo libro rimane lì senza che nessuno lo prenda. Allora, no, non è per quello che l'ho preso, l'ho preso perché mi ispirava troppo, e poi sta Lois Lowry. Mi ricorda qualcuno, magari non c'entra niente con quell'altra scrittrice. Beh, questi qua praticamente è la linea dei libri di Anastasia. Lo so, è per ragazzi, cioè è del 99, infatti ancora il prezzo sono in lire, 16.000, ovvero credo siano 8 euro, mica la metà delle lire. Cioè la metà nel senso se togli tutti i libri. Facendo con la fotocamera interna perché non usando il cavalletto oggi. È così, allora. Qui a Lecco li ho visti quasi tutti, dovrebbero essere una serie di 10, come cosa scritti di delle ragazze che ci frega. Comunque, è a partire dai 9 anni questa serie, ma credo che, cioè, non si parla di niente, però, nel senso, più che altro credo dai 9 anni per la scrittura, cioè, nel senso che uno si stupirebbe un po'. Questa qua, questo conta la bellezza di 114 pagine, perché sì, lei fa tutte queste liste perché ama fare le liste. E questa qui che vedete in copertina è proprio lei. Ah, volevo dirvi, forse, cioè su Amazon ho visto, ma non so il rivenditore, non so niente, perché essendo del 99 è edito dalla Mondadori, ma non so se mai lo ristamperanno. Cioè ho visto la versione con, non so come mettermi, perché so che voi poi vedrete il video, ma solamente che io ho qui di fianco a me i puntini della registrazione. Comunque, quindi, sto dicendo, Anastasia Krupnik è il primo di una serie, come potete vedere uno. Ah, quei due bollini rossi sono perché nella biblioteca di Lecco la zona, è bella la biblioteca di Lecco, c'è il piano terra di entrata, dove c'è la macchinetta del caffè, la reception, vabbè sì, l'accoglienza e così. Ma che capelli c'ho, vabbè. Ok, poi il primo piano, libri per adulti, nel senso romanzi, tutto, guide turistiche, guide per ragazzi che studiano così. E al secondo piano, ovvero l'ultimo, c'è la storia, appunto la biblioteca per i ragazzi, che ovviamente è un po' più piccolina, però davvero molto bella. E poi, cioè, quel posto lì per i bambini ti tranquillizza perché senti che parlano normalmente e così. Invece la zona come cavolo si chiama? Per gli adulti hai l'ansia, cioè pensi quasi che non puoi neanche respirare. Poi fanno, irritante, ma parlate normalmente, cioè non dico te, cioè urlare come al mio arcato, però neanche, cioè parlate normalmente, cioè il tono che sto usando adesso mi sembra più che normale. Mi irrita la persona che bisbiglia, irritante. Vabbè, comunque stavo dicendo, questi due bollini, avevo una volta la lista di cosa volevano dire questi bollini, perché mi sembra che
Il numero di bollini è per l'età, invece il colore per la serie. Che ne so, tipo questa potrebbe essere Avventura dei 9 anni. Se lo dico io, magari non c'entra niente. Comunque. Eh sì. E oggi andrò, ovviamente, perché, come vi ho detto oggi è martedì, fa ancora il pomeriggio, andrò e mi leggerò il secondo. Adesso sto leggendo il miniaturista dei miei. Quindi questo qua scriverò, farò un'altra lista nel mio quaderno delle letture, dove scrivo libri letti, prestiti dalla biblioteca, in biblioteca, se qualcosa del genere, sì, dalla biblioteca. Allora, ve lo consiglio. Parliamo della storia, cioè, sono qui 5 min 6 minuti a parlare del niente. 6 minuti lo dico io, 54, 55. Di questa bambina che va in quarta elementare. Vive con i suoi genitori che la signora, come potete vedere, è pittrice. La signora, sua mamma è pittrice. E invece, ah, è incinta, perché in questo libro è incinta, si sta copertina, è tutto spoiler. E il padre invece è un professore di poesia, cioè parla delle poesie, di lettere, qualcosa del genere. No, sì, poi no, filosofo, scusatemi, filosofo, non mi viene in mente la parola, filosofo. Questa qui invece è la bambina, che ha questi capelli biondo-arancioni. Molto descrittiva. Questo qua è il suo poster preferito. E beh, cos'è che vi posso dire? In 120 pagine sarebbe tutto mega spoiler. Leggetelo, semplicemente se vi piacciono i libri per bambini è davvero molto 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 carino. Io ho intenzione di leggere tutta la serie fino al numero che c'è, perché poi ci sono due buchi ma non ho notato. Se ci fossero gli altri. No, perché tipo dall'1 fino al 9, 10, 9, 8, vabbè, fino al numero c'erano. Poi c'era un buco di uno, c'era un altro e c'era il buco di un altro. Quindi, e poi c'era un altro ancora. Cioè c'erano due libri mancanti, però. Comunque. Se vi piacciono i libri leggeri per bambini. Sì, bambini, 9 anni, bambini. Per me fino a 12 anni, bambini, 10. Come preferite voi. Poi dai 13 si inizia l'adolescenza fino ai 19, poi dai 20 l'età adulta, 21 maggiorenni in tutto il mondo, 18 maggiorenni in Italia, tanti stati. Comunque, troppo bello, cioè, nel senso mi è entrato nel cuore. Questo qua è un libro che ricorderò. Probabilmente rileggerò quando avrò, cioè quando avrò finito la saga, ma adesso ho scoperto tutta questa parte della biblioteca, perché tanti di questi libri in giro non li trovi. Cioè, nel senso, questi libri così vecchi, vecchi perché, cioè, 99, voglio dire, vecchi nel senso, non sono vecchi, però nel senso che non stampano più. 99, comunque meno anni di me questo libro, però. Cioè, vorrei farvi notare che stanno combinando sti due. Ma secondo voi erano altri questi alle 6:30 di mattina si mettono. Vabbè, comunque. Capito? Ci sono tantissime linee che adesso non pubblica più quasi nessuno. Anche qua Galbiate devo andare a vedere, basta. Assolutamente, vabbè, non oggi, magari domani, dato che faccio il pomeriggio, vado a Lecco la mattina, no? E quindi sto lì 2 ore e mezza, 3 in biblioteca, no, 10, 11, 12, 13, sì, neanche, sì, 2 ore e mezza sto in biblioteca, ma io adoro, cioè adoro, ce l'ho. E wow, uscita una biblioteca. Comunque, cioè, adoro troppo stare in biblioteca. Ah, poi lì nessuno ti dice niente, cioè, nel senso, vai, prendi, non prendi. Chi si è visto, si è visto. Se volete leggere la trama, cioè,
Probabilmente quella che vi darà meno spoiler. Aspetta, sono un po' occhi così. Sì, la luce è quella che è perché essendo quest'ora. Non ho acceso l'abat-jour. Cioè, perché io avrei intenzione di prendere gli altri quattro, però non vorrei rallentarmi la lettura dovenda, capito? Al limite vi parlerò dei primi cinque, poi degli altri cinque, cioè, perché al massimo puoi portare cinque libri. Se no, ve ne parlerò un libro alla volta, recensioni singole di queste. Vi può interessare? Non vi può interessare? A me interessano e sono una cosa, cioè, che voglio condividere con voi. Ah, vi dico perché prendo i libri per bambini e non per adulti. Ho preso questo libro per bambini, innanzitutto perché appunto, cioè, la scelta non è così vasta e non mi perdo così troppo negli scaffali a cercare. Secondo, perché i libri per bambini diciamo che sono abbastanza brevi. Cioè, nel senso, dai, 7, 9 anni, 12 sono abbastanza brevi, pure che se sono lunghi la scrittura è abbastanza grande. Ovvio, non andatemi a prendere Harry Potter che sono, vabbè, io ne ho una miriade che sono 7 libri. Però intendo, vabbè, che anche questa qua sono 10-12. Però ho capito, sono molto più veloce alla lettura. Caratteri grandi così. E quindi non mi viene l'ansia che dopo un mese, non perché io lega un libro al mese, ma perché a me viene l'ansia già dopo 2 settimane se non l'ho finito. Cioè, quindi capitemi, invece se è il mio, anche se sta di 3 mesi, che me frega, voglio dire, capitemi. E comunque questo. Ah, volevo dire che la biblioteca di Lecco mette sulla maggior parte dei libri, diciamo romanzi, perché tipo quelli di studio non ce l'hanno, le copertine con libri. Io avevo quasi intenzione di fare la stessa cosa con i miei, tutti i miei di Harry Potter. Cioè, quando ne compro uno, mettere la sovracoperta. Solamente che poi ho paura che, non che si rovinino, ma che poi diventano come questi, cioè che a furia di toccarli diventa tutto opaco. Cioè che si rovina un pochino. Boh, non saprei. Ah, oggi assolutamente devo cercare la lista di cosa vogliono vedere questi bollini perché non me la ricordo assolutamente. Cioè, sugli scaffali ovviamente c'è scritto cosa sono. Fantasy, avventura, questo e quello. Però, comunque, vabbè. Se vi piacciono, leggetelo, ve lo consiglio, una lettura. Ah, io ci ho messo 2 giorni, ma semplicemente perché sono andato in biblioteca, l'ho preso, ho letto i primi 3 capitoli, poi sono dovuto andare a lavorare. Intanto che aspettavo, ho letto un altro capitolo. Ho lavorato, sono uscito, mi è venuta a prendere mia mamma perché è arrivata mia sorella che abita a Milano. L'abbiamo vista anche così. Ma se no, veramente questo qua, se siete veloci a leggerlo, non so. Beh, un bambino di 9 anni ci potrebbe mettere una settimana, dipende da quanto, da quanto, cioè la sua velocità di lettura. Cioè, ognuno ha una velocità diversa. Io con 20 anni posso leggere come un bambino di 3, e chi può leggere come un bambino, cioè, come un bambino, come una persona di 30 anni, cioè, ovvero in 3 secondi legge tutto, no? Però, non saprei. Beh, se vi possono piacere. Ah, comunque, non è fantasy, ma è ambientato, vabbè, diciamo ai giorni nostri, perché alla fine è età molto, cioè, molto contemporanea. E sì. Contemporanea, niente. Spero che vi sia piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e commentate e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!